Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pasticcio di broccoli e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cimette di broccoli, patate tagliate a pezzetti, scamorza, parmigiano grattugiato, olio, sale, pepe e acqua calda. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua calda. Un cucchiaino di sale, posizionare il cestello con le patate, chiudere con il coperchio, posizionare il vaporoma con i broccoli, chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti. Temperatura vaporoma. Velocità 2. Trasferire le patate e i broccoli in una teglia unta con olio. Condire con sale. Pepe, la scamorza tagliata a cubetti, irrorare con un filo d'olio, e spolverizzare con il parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Gli ultimi 10 minuti cuocere a grill. Il pasticcio è cotto, lasciare intiepidire prima di servire. Pasticcio di broccoli e patate. Grazie e alla prossima ricetta!